Allora, siamo con l'avvocato Anna Maria Busia. Io sinceramente sono arrivato impreparato, però forse è meglio perché così nasce anche la curiosità di sapere. Posso darti del tu? Certamente. Tu sei di Mamoiada e ho visto che sei molto, non aggressiva, ma molto determinata. E hai ottenuto, cioè hai vinto una battaglia grossissima, se lo vuoi spiegare a chi ci ascolta. Con Vanessa abbiamo vinto, Vanessa e i genitori di Vanessa, quelli veri, Agostino e Lina. Abbiamo cambiato una legge che purtroppo rappresentava una vergogna per il nostro paese, perché a coloro che si macchiavano di un grave reato, cioè l'omicidio e i danni di un proprio congiunto, era consentito di percepire la pensione di reversibilità. E quindi con una battaglia iniziata credendoci, però senza pensare che si riuscisse in così breve tempo, l'abbiamo proposta dei parlamentari, è stata presentata in Parlamento con l'aiuto dell'opinione pubblica, attraverso la stampa siamo riusciti a cambiare una legge nel giro di 6 mesi, una cosa che insomma non è molto frequente, però ce l'abbiamo fatta. E questa situazione tu da quando l'hai seguita, questa di Vanessa? Immediatamente dopo la sentenza passata in giudicato, perché io non avevo seguito la parte insomma della cognizione del processo, loro si sono rivolti a me subito dopo per capire che cosa dovevano fare, perché Vanessa era minorenne, perché occorreva sistemare tutte le faccende relative al risarcimento, e quindi ho iniziato a seguirli da allora, ad accorgermi della vergognosa storia di quel processo, cioè di una condanna così lieve per un reato efferato, e poi quindi tutte le cose che sono seguite, le varie cause che ci sono state, compresa questa, il cambio della legge. Tutti, diciamo, la passione per questo tuo lavoro, come è nato? Da piccola. Sono una di quelle che guardava Perry Mason e comunque tutti quanti i programmi che avevano a che fare con i processi. Temo proprio di essere stata fulminata da questo lavoro, anche quando facevo la pratica, per quanto fossi in uno studio di un civilista, ho sempre amato moltissimo il penale. Mi piace la risposta immediata che si ha. Adesso insomma parlare di immediatezza del diritto penale magari è un po' azzardato visti i tempi dei processi, però quando ho iniziato così era. Comunque, buon lavoro. Grazie. Per le tue cose. Grazie a te.